Ciao fragoline, nuovo video, un video un po' diverso, un video un po' speciale mai fatto in questo, diciamo, nel mio canale. Volevo farlo, così, per vedere se anche a voi piace questa tipologia. Allora, dato che è la prima volta che faccio questa tipologia, in poche parole vi spiego. Allora, qui dove per adesso abito io, perché poi dopo mi trasferisco, diciamo che vicino a casa mia prima c'era una scuola grande che era questa. Adesso vi metto le foto di questa casa che era praticamente una scuola. E dato che l'hanno messa in vendita perché poi il proprietario è morto, ma ormai sono passati 5 anni che il proprietario è morto perché era anziano, era vecchio. Ve ne parlo prima del Covid, in poche parole. Cosa è successo? Che i fratelli hanno deciso di vendere questa struttura, che era una scuola, e farla diventare un appartamento, credo, di 5 piani più o meno. Voglio farvi vedere il prima e il dopo, come si costruisce, cioè il prima di come buttare giù una scuola. E il dopo di come si costruisce un appartamento. Ovviamente, dato che il video non voglio farlo durare tanto, calcolate che le clip che ho fatto sono veloci, non sono, cioè non vi ho fatto vedere 24 ore su 24 nel giorno in cui stanno costruendo o hanno buttato giù la casa. Per cui adesso che stanno ancora costruendo e non l'hanno ancora finita, tutti questi pezzi che ho messo insieme piano piano vi faccio vedere più o meno l'evoluzione del prima e del dopo di come buttare giù appunto una scuola e come costruire un appartamento in più di un anno, perché ancora lo stanno costruendo, stanno finendo di costruirlo. Vi faccio vedere in poche parole. Non so se poi vi interessa questa tipologia. Vedrò piano piano di farne altri, diciamo diversi, eccetera. Ok, ovviamente lasciatemi un like, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e seguitemi su Instagram, lì vedete anche le anteprime. Detto questo, io vi lascio il video, finirà ovviamente non con il mio saluto, ma piano piano come si svolve, diciamo, questa cosa sull'appartamento. Lo divido in due parti. Questa è la prima parte, però poi farò la seconda parte di come finirà e di come ovviamente verrà fuori questo appartamento abbastanza carino con il terrazzo. Va bene, detto questo, buona visione.
fatto metà casa. E tu fai? Chissà poi quando butteranno l'altra parte di qua, che macello verrà fuori dalla strada. Secondo me cadrà un po' in strada. Perché è impossibile che non cade. Che c'è il palo, dovrei andare più vicino. Fammi cadere il telefono, mi raccomando, poi me lo ripaghi in moto. Sì, sì, vale più il mio che il tuo. Chissà fino a quanto lavora. Ormai sono quasi 5:30.
a casa in poco tempo. Solo per buttare una casa enorme 2 giorni. Ultime torrette. Distruggere. Poi quello là si diverte a usare l'acqua, secondo me, anche perché fa solo quello, per non fare tanta cosa.
un tondo da base sotto. Che figo. Che figo. Ma dove fanno un parcheggio? Sottoterra. Sottoterra non so. Che non so. Se va in condominio, quindi i piani sopra. Sì, ho detto forse 8. 8 piani. In 2 piani a piano. Non lo so. Comunque non è che sia tanto sicuro sto coso, perché se quel coso lì cade giù dove c'è la strada, cioè già possono succedere di tutto di più. Cos'è questo? Quello lì della gru. Perché deve fare pendenza, cioè se no rimane dritto. Io ho capito.